Centinaia di studenti hanno affollato stamattina il Salone dell'Orientamento che l'Università di Macerata, come ogni anno, mette a disposizione per i ragazzi delle superiori in cerca di indicazioni sul percorso universitario da scegliere. Docenti e tutor hanno incontrato gli studenti presso l'Auditorium San Paolo, guidandoli poi nel percorso allestito al Polo Didattico Pantaleoni. Un viaggio nell'Università di Macerata attraverso gli stand delle varie facoltà, della Scuola di Studi Superiori Leopardi, dei servizi d'Ateneo, compresi CUS e ERSU. Noi diciamo che l'università è l'umanesimo che innova e quindi noi proponiamo agli studenti un vero e proprio modello di formazione. Poi lo facciamo ovviamente all'interno di un contesto, che è quello di un Ateneo che sta molto crescendo nel campo dell'internazionalizzazione, di un Ateneo che sta continuando a lavorare sempre di più per collegarsi al mondo del lavoro, un Ateneo che cerca di mantenere un alto livello di servizi agli studenti e, se possibile, di aumentarlo. Tra le novità, oltre al laboratorio guidato di consulenza orientativa, anche uno spazio dedicato all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la presenza tra gli standisti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata e del Conservatorio di Fermo. Vorrei intraprendere la strada dell'Università di Filosofia e non sono ancora sicuro dove andare a studiare, quindi vorrei parlare con qualche studente, con qualche professore dell'Ateneo di Macerata e per avere idee più chiare. Penso che sia una cosa molto importante per una persona che deve fare una scelta così grande per la vita di uno studente, una ragazza, un ragazzo di 18 anni. Quindi, cioè, in questa giornata cercherò essenzialmente di capire quali sono le mie attitudini, cosa è meglio, cosa è peggio e così via. Quindi speriamo in meglio.